Ciao a tutti ragazzi, è appena terminata Juventus-Napoli, risultato finale 1-1. Devo dire la verità, mi porto dietro tanta amarezza da questa partita, sono abbastanza arrabbiato per tutto quello che ha accompagnato questa partita, per tutto quanto. Allora, lo dico subito, ho deciso di fare così, non parleremo di tutte le decisioni, di tutto quello che è accaduto prima della partita in questo specifico video. Qua parliamo della partita in sé e poi mi metto a registrare subito un altro video che uscirà, io penso, intorno alle 11:30, mezzanotte, una roba del genere, in cui vi spiego tutta la mia posizione per quanto riguarda il caos, il casino Serie A di queste 24 ore, perché c'è bisogna parlarne, però preferisco partire dalla partita che è la cosa che mi interessa in assoluto di più. Vi chiedo di scaricare OneFootball, il link per farlo è qui sotto in descrizione, perché ci saranno un sacco di cose, ma veramente tantissime cose da vedere, da analizzare, sia per il calcio giocato, sia per altro, per quello che riguarda la politica legata al calcio. OneFootball sotto in descrizione, è un mi piace, ragazzi, come al solito. È un pareggio, è un pareggio che porta a galla tutti i nostri limiti, i nostri soliti limiti precisi, identici, come tutte le volte. Noi siamo una squadra che propone, non siamo una squadra che non fa niente. Ragazzi, anche oggi, secondo me, abbiamo fatto una buona partita, che non significa ottima, fantastica, non c'è niente da migliorare. Non abbiamo fatto una brutta partita. Mi aspettavo esattamente questa di partita. Ora leggiamo un po' le statistiche: c'è il 56% di possesso palla del Napoli, ma sappiamo bene che non è questo il dato che indica quanto una squadra va a creare. Abbiamo fatto 22 tiri totali, di cui 5 allo specchio della porta. Abbiamo vinto il 61% dei duelli. Dall'altra parte, il Napoli, anche loro comunque, hanno fatto una buona partita con 16 tiri, di cui 4 nella porta, il 39% dei duelli vinti. A noi manca sempre quello, ragazzi. A noi manca sempre la capacità di trasformarle poi quelle occasioni da gol concrete, perché magari lì ci arriviamo. Poi negli ultimi metri ci manca la precisione, siamo imprecisi, non ce la facciamo. Oppure quando tiriamo non becchiamo lo specchio della porta. Cioè, rimaniamo di questa cosa qua. Stasera, per fortuna, signori, è tornato Chiesa. Ma meno male che è tornato Chiesa. Il primo gol del 2022 lo segna il numero 22. Non poteva essere altrimenti, anche è stato un segno del destino. Sono sincero, da questa partita probabilmente mi aspettavo qualcosina in più. Nel primo tempo prendiamo quel gol da parte di Mertens, con quel disastro difensivo in cui anche Alexandro, davvero più riguardi quella roba con Alexandro, più ti arrabbi, perché non puoi non arrabbiarti per quello che abbiamo visto. Lo dico sinceramente, in tanti mi avete detto, però c'era rigore. Io in diretta, a me in diretta sinceramente non sembrava rigore. Non mi sembrava che l'avesse toccata con la mano. Poi nell'intervallo mi avete detto che anche Marelli invece ha detto che in realtà il rigore ci poteva stare e c'era. Io questo non ve lo so dire per il semplice motivo che non l'ho visto. Quindi prendete di buono magari anche le analisi che andrete a leggere su OneFootball. Da parte mia, a caldo, non posso darvi il mio giudizio proprio perché non l'ho visto. La Juve che è questa. Cioè, ragazzi, è inutile prendersi in giro. Juve che parte col 4-3-3. Ed è per quello che io mi arrabbio quando sento anche la conferenza stampa di ieri. 99 su 100 la rosa rimane questa. Ma come può la rosa rimanere questa? Questa Juve ha dei palesissimi limiti. Ce li ha. Cioè, ragazzi, questa squadra c'ha dei limiti. È inutile che ci prendiamo in giro. Non può essere una squadra che in 90 minuti continua a fare una media di 4-5 tiri in porta ogni partita. Non tiriamo mai in porta. Ragazzi, non tiriamo mai in porta. Ma mai, cioè non. Le occasioni da gol che creiamo le creiamo un po' così. Stasera siamo andati anche molto in ripartenza, abbiamo giocato anche sulla volontà di, con un lancio lungo, di cambiare tutto. Infatti anche il gol nasce da un inserimento senza palla di McKennie, un bel passaggio sul lungo di Cuadrado, e poi si trasforma in quel taglio di Chiesa al centro dell'area di rigore, dove da fuori, da poco fuori o da interno area, ora non mi ricordo, riesce a trovare la deviazione che ci porta sull'1-1. Però noi non, più di così non siamo. Siamo questa squadra. Mi sembra sempre di assistere, quando guardo le partite della Juventus, a una squadra o insipida, è come mangiare un piatto che rimane insipido, a cui manca quel qualcosa per renderlo davvero un piatto, perché sennò è solo un piatto di pasta con l'acqua senza il sale durante la cottura. Qualcosa di incompiuto. Una squadra in due dimensioni. Non mi sembra di vedere tutto quello che serve effettivamente
a una squadra che vuole giocarsi l'accesso alla Champions. Perché anche queste partite qua, quando hai l'opportunità di dare il colpo del KO a una squadra che ha pure delle difficoltà a presentarsi a Torino a fare una certa partita, quel colpo del KO glielo devi dare. Non puoi continuare a essere caritatevole nei confronti del tuo avversario. Non puoi fare una partita sull'idea che se non la perdi ti va bene. Non può essere questo il ragionamento di una Juve che devi inseguire. Di una Juve che devi inseguire e che ha l'opportunità di rimettersi in corsa già in questa partita in casa sua contro un Napoli con delle difficoltà. Non mi piace. Non mi piace questo atteggiamento, sempre un po' se viene, viene. Non può essere se viene, viene. E ci manca sempre questa cattiveria. In area di rigore, ragazzi, non facciamo gol. Al di là del fatto che sbagliamo negli ultimi metri, non abbiamo nemmeno la cattiveria di andare ad attaccare il primo palo quando arrivano i cross dalle fasce dagli esterni, che siamo sempre lì che creiamo i grossi pericoli, partendo dagli esterni. E quando poi traduciamo il gioco sugli esterni in gioco centrale, non facciamo gol. Poi, ve lo ripeto, per tutto, secondo me questa partita non è nemmeno stata tremenda, perché la Juve il suo, questa sera, l'ha fatto. Non è stata una brutta prestazione. Il punto è che questa prestazione poteva essere molto di più. Tanto di più. Io mi aspettavo questo, sono sincero, quindi non sono particolarmente deluso, per quanto fino all'ultimo secondo, ovvio, ci ho sperato, cioè è inutile che ci prendiamo in giro su questa cosa, anche la punizione di Dybala all'ultimo mi ha dato quella sensazione di adesso ci giochiamo il jolly, tiriamo fuori il segno del destino che in tanti anni ci ha sempre accompagnato e che ultimamente ci ha un po' abbandonato. E invece no, non è arrivato, e quindi accettiamo sto 1-1 e continuiamo a lavorare su quelli che sono i nostri limiti, ma non solo sul campo, non solo sugli allenamenti. Ragazzi, chiave mercato, bisogna risolverla sta cosa, cioè se vogliamo cercare di cambiare la partita e dare anche una possibilità in più alla squadra, ci serve un centravanti, cioè ci serve un attaccante che negli ultimi minuti, se vuoi cambiare la struttura, come ha fatto il Napoli stasera che ha messo dentro Petagna, non ci serve Petagna ovviamente, non sto dicendo questo, ci serve un centravanti di livello che possa giocare nel livello per andare su nel senso in Champions e che possa essere un buon giocatore. Io guardavo stasera il Milan, tutte le volte che c'era la possibilità di andare ad appoggiarsi su Giroud ti faceva la sponda perfetta, il gioco perfetto che ti faceva Giroud. E tutti gli altri dietro di lui beneficiavano di questa cosa. Alvaro non è questo. E quindi quando gioca Alvaro, fa la partita da Alvaro. Però ci sono dei momenti in cui tu del centravanti hai bisogno. Anche solo per finalizzarli, no? Quei lanci lunghi, o dargli un senso a quei lanci lunghi. Perché tu lanci lungo. Per cosa? Effettivamente per cosa? Quindi sono abbastanza sincero. Mi aspettavo questa partita. La prestazione, secondo me, è quella che bene o male tutti ci aspettavamo, ma volevo di più. Volevo essere convinto di sbagliarmi, e cioè, traduco, quella prestazione che mi aspettavo non doveva essere effettivamente la prestazione che avveniva in campo. Noi ci vediamo tra pochi minuti per parlare invece dell'aspetto extra campo, tutto quello che è accaduto in queste ultime ore di Serie A e non solo di Juventus-Napoli, e ci vediamo domani per le pagelle invece di un Juve-Napoli che ormai è passato, ma che non passerà mai. Mi piace, ragazzi, questo video.